Nei giorni scorsi abbiamo dato l'opportunità alle persone ospiti all'albergo cittadino di rimanerci anche durante tutto il giorno. Così facendo, 135 persone che fino all'altro giorno gravitavano in giro per la città durante il giorno possono avere un punto dove rimanere. È concreta la volontà dell'amministrazione comunale di offrire uno spazio chiuso e riparato anche a chi è senza dimora. Non solo quindi un bagno, una doccia e un posto letto solo per la notte, come regolarmente previsto nel periodo invernale, ma un ambiente da poter frequentare anche di giorno. Una soluzione pragmatica per permettere di restare a casa ai tempi del coronavirus, anche a chi la casa non ce l'ha. Ecco che in collaborazione con la diocesi, la Caritas e il Mezzanino, nel cortile dell'ex studentato San Marco, gli uomini della Protezione Civile hanno installato una struttura provvisoria per poter offrire anche uno spazio diurno e il servizio mensa destinato alle 30 persone che qui erano già registrate ed ospitate per la notte. Viene garantito il rispetto del regolamento e la volontà di non creare assembramenti, nello spirito di condividere tutti lo stesso obiettivo. L'obiettivo è quello di rimanere in casa, rimanere tutti a casa e uscire solo esclusivamente se per necessità o per lavoro. Ovviamente questo vale per chi una casa ce l'ha. Chi, come nell'utenza che stiamo affrontando in questi giorni, una casa non ce l'ha, l'opportunità appunto di dargli uno spazio dove rimanere perché non possono rimanere in casa.